familiari delle vittime innocenti delle mafie che chiedono verità e giustizia, verità e giustizia. Mio fratello aveva 32 anni, era un piccolissimo imprenditore che aveva, come dire, voglia di costruire il suo futuro con un piccolo impianto di calcestruzzi. Il 21 aprile 1992, per non aver ceduto al ricatto della mafia, è stato ucciso. E da lì è iniziata la tragedia della nostra famiglia, che ha visto poi il 17 dicembre la mafia uccidere mio padre perché stava cercando di trovare chi aveva ucciso mio fratello. La mafia uccide, in silenzio pure! È da 163 anni che parliamo di mafie. Non è possibile, ma non è neppure possibile che l'80% dei familiari delle vittime innocenti della violenza mafiosa non conoscono la verità. Gianluca, mio fratello, è stato ucciso il 24 maggio del 2005. Mio padre, Mario, ha lottato per 13 anni. E abbiamo avuto 2 sentenze di ergastolo e per un vuoto legislativo la Cassazione il 19 aprile del 2018 ha annullato le sentenze di ergastolo, quindi mio padre si è lasciato andare ed è morto subito dopo. Un'assenza che pesa, quella del governo oggi? Un'assenza che pesa e dovrebbe probabilmente dare il segno di una maggiore spinta proprio contro le mafie. Quest'anno ricorderemo 1.011 persone. E mentre prima c'erano quasi solo italiani ad essere ricordati, le ultime vittime sono di altre nazionalità, sono le vittime del caporalato, quelle uccise nel 2018 e sono state uccise insieme ad altre persone dalle mafie delle nostre comunità. Ali Dembele, Lassan Gulten, Anan Kwase. E le persone sono tornate ad essere una merce che può essere comprata e venduta. E dentro questo schema, in un'economia in cui prevale questa logica del profitto e del mercato, è chiaro che c'è anche uno spazio molto grande delle mafie. Quindi per questo la lotta alla mafia è una scelta politica, una scelta culturale, ma anche una scelta di battaglia per la libertà.